Buonasera a tutti, eccoci qua. Ciao Mauro, benvenuto. Ciao Luca, buonasera a tutti. Questa sera partiamo così, al brucio, senza tanti preamboli, e attacchiamo subito, partiamo dal via, come si dice. Allora Mauro, torniamo a parlare di George Adamski. Sappiamo che il capitolo di Adamski è un capitolo molto ampio, per cui magari ci saranno ancora altre serate da dedicare a lui, ma ecco, continuiamo da dove ci siamo fermati l'ultima volta, sugli incontri. L'ultima volta abbiamo parlato delle sue esperienze direttamente in astronave, con quello che lui spiegava di aver visto, la tecnologia che aveva visto sopra queste astronavi che lui descrive nei suoi testi, nei suoi libri. Ecco, continuiamo questa storia, diciamo, di Adamski e i suoi studi relativi alle sue scoperte. Prego, buon divertimento a tutti e buon ascolto. Grazie Luca, grazie. Allora, riprendiamo un attimo quello che erano i discorsi dell'altra volta. Volevo semplicemente fare dei riferimenti un po' più datati, in modo che si possono avere anche delle date di riferimento per rendersi conto anche della visione che si aveva in quegli anni. Perché notiamo, diciamo così, che questi esseri arrivano in gran numero dopo un certo periodo, dopo una certa data, che facciamo riferimento doveva essere più o meno 45-46. Perché facciamo questo? Perché Adamski lo dice, nel 1946, diciamo così, noi terrestri mandammo per la prima volta un segnale radar dalla Terra nello spazio e principalmente sulla Luna. E questo segnale radar che noi mandammo inconsciamente, lo mandammo perché eravamo all'inizio di un'era della quale non potevamo comprendere. È stato come un numero di allarme, un numero come un 118 mandato nell'universo. E questo è stato il primo impatto che ha avuto questo segnale nei confronti degli esseri che vivono sui pianeti vicini, in quanto avevano percepito e ricepito questo segnale come proprio un vero SOS proveniente dalla Terra. Ecco perché, diciamo così, dal 45-46 si inizia a parlare in maniera molto prepotentemente di Foo Fighters, luci nel cielo, vengono visti molto nei cieli durante la guerra o alla fine della guerra, subito successivi, proprio perché il segnale inconsciamente mandato da noi terrestri era stato per loro recepito in un altro modo, un segnale d'allarme. È chiaro che in quel periodo, parliamo quindi degli anni 46-47, la nostra umanità non era ancora liberata, diciamo così, dal terrore dell'ignoto o dalle superstizioni o anche il semplice fatto di parlare di stregonerie, perché non dimentichiamo che proveniamo da un sistema antichissimo, primordiale, oserei dire. E quindi ogni cosa che potevamo anche vedere in cielo non l'associavamo direttamente a un qualcosa
come possiamo dire, di, non dico extraterrestre, ma di un vicino, ecco, più amichevolmente. E quindi di conseguenza fu proprio in base a quel segnale che diciamo, l'universo si movimentò e iniziò, diciamo, a muoversi verso il nostro mondo. Che cosa successe però? Successe un fatto che era abbastanza non considerato da loro, in quanto in quel periodo lì noi avevamo già adoperato le prime forme atomiche di distruzione, quindi erano già esplose nel 1946 le prime bombe atomiche. Quindi di conseguenza, ecco perché determinate astronavi caddero, diciamo così, inconsciamente, incautamente sul nostro pianeta, non perché non fossero loro non fossero in grado di controllarle, ma per il semplice fatto che si trovarono di fronte a una tempesta non prevista, perché il nostro grado, diciamo così, di tecnologia era arrivato esponenzialmente a modificare le correnti geomagnetiche di questo pianeta. E quindi automaticamente l'esempio che possiamo fare è come la corrente di un mare. Voi sapete benissimo che si parla tanto della corrente del Golfo che si dovrebbe invertire con conseguenze disastrose. Ecco, pensate alla stessa cosa nei cieli. Una corrente invisibile, perché noi non siamo in grado di conoscerla, ma che attualmente alimenta l'energia di queste astronavi. Ecco per cui queste astronavi, trovandosi in questa nicchia, diciamo così, di vuoto, sono precipitate, anche perché non si erano reso conto di ciò che l'uomo aveva già creato nell'atmosfera, e quindi il disfacimento dell'atmosfera. E quindi di conseguenza, ecco perché determinate astronavi sono precipitate, non perché i loro velivoli non fossero in grado di volare o non fossero così, ma perché la nostra allora tecnologia, diciamo così, molto rozza, aveva distrutto quelle particelle cosmiche che servono al nostro, diciamo così, al nostro pianeta all'interno dell'elettromagnetismo. Ecco perché questo discorso, ci tenevo a precisare, essi arrivano diciamo così, in gran numero, perché poi uno sembrerebbe quasi che fino al 1940 veniva qualche astronave, sì e no, e dopo dal 1946 in poi sono arrivati in gran numero. Il motivo era propriamente questo, perché avevamo lanciato un SOS a nostra insaputa e loro da buon vicini erano corsi in nostro aiuto. Quindi il fatto poi per la conoscenza del nostro pianeta, essi sono a conoscenza del fatto che il nostro pianeta è sottoposto comunque a un naturale mutamento periodico che eserciterà i suoi effetti sullo spazio esterno e quindi in diversa misura anche sui loro pianeti, come tutti i pianeti in evoluzione o in disfacimento. Ognuno di questo pianeta provoca degli effetti. Voi pensate un altro esempio classico: prendete un lago, buttate una pietra a destra e una pietra a sinistra, vedrete che i cerchi concentrici che si formano alla fine si contrasteranno l'un l'altro. Bene, queste sono le forze che noi andiamo a contrastare con l'esplosione delle bombe atomiche nell'aria. Ecco che di conseguenza, dove ci dovrebbe essere un mare pulito senza increspature, noi creiamo queste onde non originate dalla natura, ma da noi, e quindi con delle conseguenze che noi ancora non conosciamo. Anche per quanto riguarda i ricercatori che hanno negli anni contribuito alla ricerca, sembra che tutto questo non sia comunque un dato di fatto umano, in quanto se non fosse per l'aiuto concesso ai scienziati terrestri di ogni nazione, sia personalmente che per mezzo di impressioni mentali. Difatti, quando la mente di un ricercatore è sufficientemente aperta all'ispirazione, attraverso il loro sistema telepatico, riescono a
ispirare, proprio ispirare lo scienziato nella scoperta. Ecco perché si usa dire a volte ho avuto l'ispirazione. Certo, questa ispirazione però deve essere a un livello, diciamo, pu di purezza, ecco, non legata a nessun vantaggio personale, ma solo alla volontà di conoscenza. E tanti scienziati, almeno fino al 1970-80, vi era in loro proprio solo questa volontà di conoscenza. Andiamo avanti. Quindi qui dice che la natura, la nostra, quindi su questo pianeta, opera secondo un principio. E qui scendiamo un pochettino nella matematica. Qui non è difficilissimo seguire, però bisognerebbe un attimo che poi qualcheduno leggesse anche determinate nozioni riguardo ai numeri. La natura opera secondo un principio che 1 sommato a 1 dà 3, e già qui siamo fermi. Però se andiamo a vedere la famosa teoria di quel famoso scienziato, dello scopritore dei numeri, della sigla di Fibonacci, vedrete che alla fin fine questi numeri tornano. E Brunello dice: il positivo e il negativo, messi in relazione reciproca, danno come risultato un effetto. Ecco, torniamo a parlare anche di positivo e negativo. 1 più 1. Quindi poi fanno tutti i loro teoremi e praticamente dicono che il numero 0 non esiste in natura. E quindi nelle leggi naturali non esiste il numero 10. Nella natura non esiste il numero 10, non esiste il numero 20, eccetera. Non esistono i numeri con lo 0. Ma esistono i numeri dall'1 al 9 e dal 9 si procede, 9.1, 9.2, fino al 9.9 e dal 9 si passa, 9.9 si passa al 18 e dal 18, 18.1, 19, 27. Cioè si va avanti per multipli di 9. E anche questo, il 9, se lo vogliamo dire, anche nella Bibbia, nelle Sacre Scritture, viene riportato come un numero, adesso io dico una parola magico, come si voglia dire, ma è un numero molto caratteristico, molto, molto sentito. Ecco che a causa della nostra introduzione dello zero, cioè del nulla, e quindi è possibile che ci vogliano parecchi anni prima che possiamo iniziare a parlare in termini di matematica cosmica. Pensate se noi dovessimo riconfigurare tutta la matematica attraverso l'eliminazione dello zero. Io sono andato a vedere determinati studi che si facevano prima dell'avvento dello zero. Effettivamente lo zero non esisteva, perché vi ricordate che lo zero fu un'invenzione che non proviene oltretutto dal mondo occidentale, ma proviene dal mondo arabo. Per cui lo zero è uno di quei numeri che in teoria annulla tutto ciò che sta davanti. Mi sembra strano che in tutti questi 50 anni, perché questo libro parla più o meno di teoria del 1960, in questi 70 anni nessuno scienziato abbia mai, si sia mai posto questo problema o perlomeno l'abbia perorato. Comunque, non sono in grado di comprenderlo, anche se la mia mente mi dice che è vero. Non so perché, ma mi dice di sì. E quindi essi inviarono un numero continuamente crescente di loro astronavi, grandi e piccole, a incrociare sulla nostra atmosfera, nella speranza che la curiosità stimolasse gli abitanti della Terra a sviluppare una maggiore comprensione su quanto stava succedendo. Quindi anche loro farsi vedere, quando qualcuno di noi si vuol far vedere, che cosa fa? Non si mette in mostra, non cerca di farsi vedere quando ha il vestito più bello, la macchina più bella. Loro cosa fanno? Loro fanno più o meno come noi, cercano di farsi vedere. Ma noi, poiché siamo vittime di una mentalità retrograda, di fatti e di avvenimenti a livello di mercificazione, chissà perché pensiamo sempre a una cosa negativa anziché a una cosa positiva. Sembra quasi che sia più facile pensare per noi negativamente anziché positivamente.
E non solo, ma lui specifica anche che essi vivono insieme a noi. E non solo vivono insieme a noi, ma sono in mezzo a noi proprio per risvegliare quelle persone, loro le chiamano le menti dormienti, a una concezione meno ristretta dell'universo e della vita. Bene, qua dovremmo entrare in campo noi, no? Un po' meno dormienti e soprattutto meno ristretta dell'universo della vita. Non a caso siamo persone di una disponibilità incredibile, di una volontà, di un amore verso il prossimo. Non ci interessa null'altro se non la conoscenza a un livello, diciamo così, più elevato per far sì che la razza umana, il genere umano, si elevi e possa vivere, diciamo così, un pochettino meglio. Poi ci dice che ci sono due tipi di elettricità, positiva e negativa. E qui specifica molto bene. L'elettrone è negativo, il protone è positivo. Praticamente, l'elettrone è negativo e fa riferimento al pianeta Terra. Ecco, il pianeta Terra è un pianeta dove l'elettrone è negativo, mentre il Sole è completamente positivo. Attenzione, ricordo che negativo non vuol dire in fisica il male. Negativo vuol dire bene, in quanto il negativo è molto. Qui purtroppo si scende in un conflitto di interessi, come si vuol dire. L'elettrone negativo è molto importante per l'essere umano, in quanto sviluppa un benessere atomico all'interno della sua figura, mentre il positivo è esattamente l'opposto. Tant'è vero che voi, quando andate al mare, vi riparate dai raggi solari proprio perché sono fonti e cause di tumori, malesseri. Ecco perché. Il tutto deve essere moderato, perché la forma atomica alla quale noi siamo sottoposti non è il raggio solare, non è il calore del sole, ma è l'atomo. E quella è la prima parte che danneggia il corpo umano. Questo dovrebbero studiare anche un pochettino di più i nostri dottori. Infatti, tutti i pianeti del cosmo funzionano alla stessa maniera, in quanto tutti i pianeti hanno carica negativa. E mentre tutte le particelle, produzioni di luce e calore, sono positivi. Ecco perché producono energia. Ed ecco perché le loro astronavi viaggiano attraverso queste energie. Per cui di conseguenza l'universo ne è stracolmo di questa energia. Noi purtroppo siamo ancora fermi a un'energia di fossili per il semplice fatto che o abbiamo scoperto qualcosina, ma non lo diciamo ancora perché gli interessi attualmente ancora rodono all'interno del genere umano. Oppure presto qualche rivelazione ci dovrà pure essere da quel punto di vista lì. Quindi, in virtù di questa attività cosmica della quale non eravamo prima a conoscenza, qui sulla Terra possiamo recarci su ogni pianeta e godere di un clima e un'atmosfera simile alle nostre. Anche questo spiegano molto bene come questi raggi si trasformano in calore e in, diciamo così, luce. Noi pensiamo sempre che il calore provenga da una fonte di luce. Sì, proviene da una fonte di luce, ma essa non deve essere prettamente vicina, in quanto funziona, a livello di un tubo a raggi catodici. I vecchi televisori, se vi ricordate, avevano i tubi a raggi catodici all'interno, dietro al televisore, e quelli producevano ioni negativi. Caso strano, fateci caso. La televisione, fino a che c'è stato la non digitalizzazione, non riusciva a perpetrare, secondo me, determinate strutture atomiche del corpo umano, in quanto i tubi catodici, per una o sfortunata o fortunata coincidenza, producevano quegli atomi negativi tanto necessari al genere umano. Sembrava quasi che la televisione non riuscisse a circuire le menti più di tanto.
mentre col digitale sembra riuscire meglio. Questo genere di discorso. E il discorso di atomi negativi e atomi positivi è molto importante per noi, eh? Torno a ripetere, molto importante. Quindi, oltretutto, gli scienziati, non solo loro, negli ultimi anni hanno anche scoperto, gli ultimi anni parlo sempre di 50 anni fa, non meno di 50 anni fa, hanno scoperto che in giganteschi sistemi o galassie simili alle nostre, come la Via Lassia, Via Lattea, come risulta dalle osservazioni compiute finora con i telescopi. Quindi se queste osservazioni sono state fatte dal 60 al 70, perché più o meno questo libro è di questo tempo, non oso immaginare quali siano le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi 50 anni che non ci dicono. Qui sono anche immense nuvole di ossigeno e di idrogeno che si propagano per migliaia e migliaia di anni luce. Allora, noi crediamo che l'universo sia vuoto. Noi crediamo che l'universo non abbia nessuna forma chimica o fisiologica da poter comprendere. Eppure la scienza stessa, negli anni 60 e 70, ammetteva che ci sono migliaia e migliaia di anni luce, componenti di nuvole di ossigeno e idrogeno. Noi sappiamo che la vita avviene attraverso l'ossigeno e l'idrogeno. Poi, in funzione delle altre chimiche, quindi carbonio, o altre forme, si forma la vita, una vita che può essere, in questo caso, umana, attivando il carbonio. Ma ciò non esplica che possa essere qualsiasi altra forma di vita, indifferente dalla nostra. E pensate che l'idrogeno occupa circa il 65% della maggioranza delle galassie osservate, cioè il 60, 65% delle galassie. Cioè noi qui sulla Terra ci facciamo la guerra per due pozzi di petrolio e qui abbiamo migliaia di anni luce di idrogeno e di ossigeno pronti per essere utilizzati qualora ne scopriremmo, diciamo così, come utilizzarli. È bello perché questi signori, quando sono venuti qui da noi, e ci vengono tuttora, io ritengo, hanno fornito tutte le nozioni che secondo me uno scienziato è in grado di estrapolare. Mi sembra strano, torno a ripetere, che in tutti questi anni il nostro sistema scolastico si sia fermato a un sistema molto, possiamo dire, molto elementare, ma elementare intendo anche a livello universitario. Perché questi di discorsi, secondo me, dovrebbero essere fatti fin dalle prime medie. Ecco, aprire le menti dei giovani non vuol dire forzargli di un teorema, ma aprire la mente al pensiero e alla fantasia di ciò che ci può essere in questo universo, pronto per essere utilizzato. Quindi noi abbiamo sicuramente un campo gravitazionale all'interno del nostro pianeta, poiché abbiamo un pianeta, diciamo così, circondato da un elettromagnetismo. Quindi il campo gravitazionale delle loro, autovetture, non chiamiamole più disco volanti, se no chiamiamole autovetture, di risonanza causa la completa assenza del peso del disco. Quindi loro sono in grado di sgravitare del peso il loro disco. Ma quello che è bello è che noi, sempre nel 1960-70, avevamo già teorizzato il razzo a ioni. Agirebbe in assenza di peso, cioè nel senso che questo razzo a ioni sarebbe attivabile una volta usciti fuori dall'atmosfera. Quindi, e questo razzo avrebbe la capacità di raggiungere il valore di 5 milioni di chilometri all'ora. Allora, no, tutte le teorie che abbiamo su quanto concerne le velocità, non è vero che non si riuscirebbero a superare le velocità della luce, e che magari non abbiamo ancora capito come rimanere integri a quelle velocità, ma già allora erano in grado di
di raggiungere un valore di 5 milioni di chilometri all'ora. E questi erano gli scienziati del 1960-70. Non solo, ma l'energia per la propulsione poteva essere prodotta da un generatore elettrostatico. E qui fanno un esempio molto, molto pratico, tipo di Van de Graaff, come usato comunemente nel laboratorio di fisica terrestri. Il bello è che loro ci dicono anche che noi abbiamo già sperimentato in fase di sperimentazione determinati generatori, ma era comunque a un livello di laboratorio, sono d'accordo, ma li avevamo già e non avevamo ancora una quantità sufficiente di conoscenza in elettronica, anzi non avevamo proprio nessun tipo di sistema elettronico in quel periodo come utilizzo. Sviluppi recenti. E qui andiamo un attimo sempre fra Stati Uniti e Russia. Allora, noi sappiamo che la Russia non mandò mai dei missili, delle sonde sulla Luna, ma le mandò semplicemente l'America. Ma fu davvero così? Allora, se andiamo a leggere questi libri, o comunque andiamo in internet a ricercare semplicemente quali sono tutte le sonde spaziali, quelle che sono scritte, perché poi sicuramente sappiamo che ce ne sono centinaia non scritte. Quindi sappiamo che nel 1959 qualcheduno aveva già mandato una sonda a fare il giro della Luna. E quali erano la Lunik 1, Lunik 2 e Lunik 3? O Lunik 1 e Lunik 3? Ancora oggi quelle foto sono tenute con ogni probabilità ancora segrete. Oggi, quindi dopo 70 anni, la Russia aveva nel 1960 già fatto il giro diciamo così, della Luna e aveva già le fotografie in mano di quello che era la parte della Luna nascosta. E dice che non era composto di ceneri vulcaniche come si era supposto fino a quel momento, ma era costituito invece di granito disgregato, lo stesso della Terra. Come avrebbero potuto sapere della vegetazione senza essere in possesso di fotografie scattate dall'Unico 1? E quindi di conseguenza allora i russi pubblicarono delle fotografie, ma naturalmente accusarono che erano state truccate, ma logicamente le truccarono di proposito. Cioè non è che se non voglio far scoprire il trucco, faccio vedere che è un trucco, tutto lì. Ecco che allora questo discorso che non è mai stato detto e che dove nessuno si è mai addentrato, mi stupisco che di tutte queste scoperte che Adamski rivelò all'interno dei suoi studi non vennero mai divulgate a livello, come possiamo dire, mondiale. Perché non dimentichiamo sempre che mentre un singolo può fare una cosa, 10 milioni di singoli possono avere 10 milioni di idee, una differente dall'altra, ma una più costruttiva dell'altra. E quindi in questo caso, anche qua, il fatto che le informazioni non giungano mai alla popolazione, all'umanità in questa maniera, diciamo così, propositiva, ma vengono tenute segrete, mi fa sorgere dei dubbi. E lo stesso è possibile che anche i sovietici non abbiano tentato un allunaggio. Quante volte gli aerei da noi collaudati sulla Terra, prima di essere funzionanti, quindi di entrare in linea per essere jet o aerei da combattimento, quanti collaudi subiscono e quanti morti ci sono stati in tutto questo? Sempre, voi non lo sapete perché i piloti collaudatori quando muoiono non vanno sul Gazzettino del Piemonte o sul telegiornale o sul Nazionale, proprio perché lo studio era segreto. E chi ci dice che i russi non abbiano fatto la stessa cosa? Ma magari purtroppo l'allunaggio non finì bene come finì per gli americani, perché noi ricordiamoci che anche l'allunaggio degli americani
stava per finire in tragedia. Fu proprio all'ultimo istante che prese i comandi e quindi di conseguenza riuscì in qualche modo a risolvere il problema. Intanto il signor Ernest von Braun, quindi scienziato spaziale della NASA che contribuì a tutto, affermava che è molto probabile che la vita esista anche su altri pianeti. Quindi non è che lo diceva un essere proprio inconscio o incolto, come usiamo dire, lo diceva Ernest von Braun, e vi sfido in quel periodo ad andargli a dire che lui avesse torto. E non capisco come di tutte queste teorie fatte da scienziati al giorno d'oggi ci sono persone che ritengono tutte queste basi scientifiche delle burle, delle vere e proprie burle. Quindi i nostri scienziati cominciarono allora ad ammettere che la forza naturale della gravità poteva essere controllata e che in definitiva il meccanismo che renderà possibile tale controllo sarà qualche sorta di congegno elettronico. Allora abbiamo detto che la capacità di calcolo dell'Apollo era minore del nostro cellulare ed era 1969. Quindi chi mi dice che al giorno d'oggi i congegni elettronici o le loro capacità non siano di gran lunga superiori, ma che ancora oggi non ci venga riconosciuto questo? Difatti dicono: quando il segreto della gravità sarà finalmente svelato, la soluzione apparirà tanto semplice che gli scienziati si chiederanno come mai uno scolaretto non ci ha pensato prima. Cioè, sembra che poi alla fin fine questa soluzione non sia così difficile e sia da ricercare in natura. O può darsi che sia già stata pubblicata, ma le menti ristrette di oggi l'hanno respinta o l'hanno rifiutata di prenderla in considerazione. E qua vi riporto quello che ciò che viene scritto nei libri, quando vi dico di andare a ricercare nei libri, nell'antichità dei libri, perché a volte una scoperta non viene fatta dallo scienziato perché si mette lì e scopre attraverso determinati, ma semplicemente attraverso una lettura o attraverso un attento esame di una lettura che altri non hanno considerato, non hanno vagliato e l'hanno scartata. Vi ricordate anche coloro che dissero la pietra d'angolo era stata scartata, ma la pietra d'angolo era poi quella che alla fine teneva sulla volta. E poi ci sono delle notizie che al giorno d'oggi dovrebbero far rabbrividire i terrapiattisti, o comunque almeno le persone che parlano. Perché qui dice chiaramente: il satellite Vanguard 1, quindi parliamo del 1900, penso 68, 69, 70, adesso no, il Vanguard 1 ha consentito di ridisegnare completamente la faccia della Terra. Sappiamo che in quel periodo lì non avevano poi mandato su solo un satellite, ma hanno iniziato a mandare più satellite proprio per avere una conoscenza più conscia del proprio pianeta. Ma allora c'era questa volontà di conoscenza. Ha consentito di ridisegnare completamente la faccia della Terra in modo più aderente alla realtà e ha rilevato che il nostro pianeta non è sferico, come si credeva in precedenza, ma a forma di pera, come era convinzione di Colombo nel 1940, 1492. E io vi posso dire che questa notizia è vera. E voi mi direte: e come fai tu a dirlo? Perché voi dovreste studiare, come ho fatto io, tanti libri e avreste capito che Colombo non era nient'altro che un altro di questi bellissimi uomini che venivano sulla Terra, che ha cercato di riunire il nostro pianeta, in quanto il nostro pianeta era diviso, in quanto le Americhe erano a noi sconosciute. Loro lo sapevano e dovevano riunire i popoli per far sì che il pianeta si riunisse in un'unica entità. Ecco perché Colombo va alla ricerca ed è sicuro di trovare, perché non dimentichiamoci che in quel periodo si pensava che arrivato a un certo punto il mare finisse e ci fosse il vuoto. Era 1492.
come poteva un uomo trovare e sapere determinate cose o la volontà della scoperta? Ecco perché vi dico che queste cose vanno sempre assemblate, mai lasciate da sole. Quindi questo pianeta ha una forma, diciamo così, a forma di pera. Quindi voi immaginate una pera con questa rotazione, quindi questa cosa un po' tutta storta che si muove, un'ellisse piantata al centro. Ecco perché si parla sempre di questo movimento dell'asse terrestre che rischia sempre in qualche maniera di destabilizzare il pianeta. Da allora non abbiamo mai più sentito parlare di questo. Perché? È questo che mi sembra strano. Cioè, mentre allora ci è stato detto chiaramente, da allora le cose sono state nascoste. E pensate che ha inviato sulla Terra 480 km di nastro. 480 km di nastro. E sicuramente che dimostrano la relazione esistente tra altre cose. Ma 480 km di nastro. Quindi diventa difficile analizzare tutti quei dati in un tempo ristretto. Certo, man mano che la tecnologia avanza, la capacità di analizzare dei dati diventa più veloce. Torno a ripetere, la forma che ci viene evidenziata qua è la forma di pera. Quindi è un processo, diciamo così, che mi piacerebbe che qualche scienziato alla fine certificasse, perché sappiamo che quando facciamo le cose all'inizio le facciamo con tanta buona volontà e spirito di osservazione. Quando poi capiamo determinati meccanismi che potrebbero creare degli allarmi o degli allarmismi, allora cerchiamo di nasconderle e di mistificarle. Andiamo avanti. Un altro satellite, il Midas 2, ha dimostrato la possibilità di realizzare satelliti spia. Quindi satelliti spia che potevano già prendere il posto degli aerei U2. Sentite cosa facevamo negli anni 70, è proprio perché ci si possa rendere conto a che livello può essere oggi la tecnologia, ma noi ne siamo completamente inconsci. Allora, con il sensore a raggi infrarossi di cui esso era dotato, poteva esaminare 1600 km di territorio al secondo. Nel 1970 potevano esaminare 1600 km di territorio al secondo orbitando a 480 km di quota. Cioè, siamo nel 1970. Non oso pensare a quali risvolti oggi siano arrivati. Non oso proprio pensarlo. Anche perché a noi non ci viene data la possibilità di conoscere queste nuove tecnologie. Quindi, se con il sensore a raggi infrarossi negli anni 70 erano in grado di esaminare 1600 km di territorio al secondo, oggi che cosa sono in grado di fare? Ma questo qualcuno se l'è mai domandato? E perché io vado ancora in macchina con la benzina e inizio a farmi delle domande un pochettino strane ultimamente. Andiamo avanti. Naturalmente ci furono altri rottami, diciamo così, dei dischi volanti che presero ad esaminare questi scienziati, ma di essi ne nascosero tutte le tracce per vari motivi. Allora, noi percepiamo lo spazio come un vuoto, una cosa di nulla. Il pulviscolo dal quale esso è circondato noi non lo comprendiamo. Allora, per fare un esempio di pulviscolo, vediamo un attimo quello che noi siamo stati in grado di fare sempre in quegli anni lì, e per avere solo una definizione. Sappiamo che piccole quantità di pulviscolo gettate da un aereo pioggiatore possono originare precipitazioni di migliaia di tonnellate d'acqua in tempi brevissimi. Queste erano le nostre capacità negli anni 80-90. Poi, negli anni 60-70, durante la guerra del Vietnam,
Vi ricordate? Avete visto qualche filmato su Sky? Allora, a parte il fatto la deforestazione che era stata fatta in quel periodo, che era una cosa bestiale, cioè buttati agenti chimici a go-go su tutto il Vietnam. Poi di conseguenza le piogge che provocavano ininterrottamente per settimane, proprio per mettere in difficoltà, diciamo, questi personaggi. Quindi queste capacità erano già intrinseche nella nostra tecnologia. Noi le abbiamo semplicemente sempre rese favole o non veritiere. Quindi quando al giorno d'oggi vediamo aerei scia, che tutti dicono no, non è vero, leggete un attimo la storia, perché la storia ve lo dice, lo dicono anche su Sky, e per dire un programma dove si vedono questi filmati. Per cui di conseguenza, poi pensate all'esplosione di una bomba atomica. L'esplosione di una bomba atomica comporta la polverizzazione di un'intera isola. Allora, un'esplosione parlo solo di una bomba atomica, l'esplosione di una bomba atomica. Si calcola che il materiale rimosso e lanciato sotto forma di polvere nel cielo è calcolato nell'ordine di 13 chilometri cubici. 13 chilometri cubici di polviscolo. Allora, voi pensate se piccole quantità di polviscolo possono generare tonnellate di migliaia di acque in tempi brevissimi. 13 chilometri cubici. Che cosa potrebbero compromettere nella nostra atmosfera? Ecco, la nostra atmosfera impiegherà decenni a decantarsi. Voi avete presente, no? Quando un qualcosa esplode, un qualcosa, e quindi poi il decantarsi, si usa dire decantare, scendere. È molto bello questo quando lo si fa nel vino. Quando voi travasate il vino, vedete la decantazione, no? Poi sul fondo dice, lasciate la bottiglia almeno per 20-30 giorni. Dopo un anno vedete la decantazione, ciò che è caduto. Ci ha messo un anno all'interno di una bottiglia. Quindi voi pensate che cosa può aver prodotto queste esplosioni nella nostra ionosfera o stratosfera o all'altezza di cui sono state mandate queste polveri. I cambiamenti del campo di forza terrestre provocati dall'esplosione delle bombe di idrogeno combinate con quelli originati dall'inversione delle polarità del campo magnetico. Quindi, quando mi si viene a dire poi che al giorno d'oggi, questi erano gli anni 70-80, quindi questi scienziati sapevano benissimo che producendo determinate cose avrebbero inibito il nostro pianeta. Di qualsiasi cosa fosse successo non ne potevano essere a conoscenza. Si sono un po' gettati, non so, a giocare allo scienziato pazzo. Perché come possiamo sapere ciò che essi hanno e stanno causando a questo pianeta? Qui si parla di deforestazione, del clima che sta cambiando, di tutto un insieme di cose, del pianeta, no? Non del pianeta, volute dall'uomo. Queste non sono più con cause evolutive del pianeta. Sono cause procurate al pianeta. Tant'è vero che loro ci chiamano dei pionieri. Difatti, quando in un futuro riusciremo a impiegare le forze naturali per ottenere altri scopi, saranno automaticamente eliminate le condizioni di questi bruschi mutamenti. Ma non possiamo aspettarci che ciò avvenga finché sono in corso gli esperimenti pionieristici odierni. Quindi vi ricordate, Madame Curie scopre radio e muore di radiazione. Noi scopriamo bomba atomica, pulviscolo e magari moriremo per tante altre cose, perché desertificazione del pianeta o qualsiasi altra cosa non è una comprova del pianeta, ma è una comprova della stupidità umana che ha avuto in questi 50 anni di creare solo danno. E quindi il mondo e il sistema solare alterano la loro posizione in relazione al progresso dell'uomo.
Quindi di conseguenza noi, come ho detto prima, facciamo parte di un sistema. Adesso lo vedremo. Facciamo parte di un sistema dove non siamo solo noi. Vi sono altre, noi facciamo parte di un sistema dove altre entità si nutrono dei nostri stessi fattori, idrogeno, ossigeno, e di conseguenza noi mettiamo in pericolo la stabilità di altri mondi proprio perché noi mettiamo in pericolo il nostro mondo. È come se vivessimo tutti in un lago. Non possiamo far finta che quelli che abitano sulle rive del lago non siano interessati dall'onda che procuro io al centro del lago. Questo è un pochettino, diciamo così, non voglio dire una parola, ma è sciocchino pensare una cosa del genere. L'uomo dovrebbe iniziare a essere quella forma pensiero che tanto crede di essere e iniziare a farlo veramente. Una bella cosa che mi viene da dire anche qua è la risposta agli scettici, perché gli scettici parliamo dunque dei pianeti che a noi sono vicino, no? Quindi parliamo di Venere, parliamo di Marte, parliamo di tutti quei pianeti che ancora oggi gli abitanti di Venere, i venusiani, diciamo, non esistono, no, giustamente, ma chi ha mai visto un venusiano? L'avete mai visto? No. E quindi, a maggior ragione, la scoperta scientifica, se te lo dice poi uno scienziato che non esiste, che non esce mai dal suo laboratorio, tu ci devi credere. Ma sentite questa, però. Noi sappiamo che su Venere non ci dovrebbe essere la vita per la quantità di anidride carbonica che i nostri strumenti hanno appurato, che i nostri strumenti. Però, caso strano, nel 1959 scoprono che su Venere c'è del vapore acqua nell'atmosfera, del vapore acqua nell'atmosfera di Venere. E questo non lo diciamo sempre noi, lo dice l'agenzia, il quartier generale della NASA. Quindi, dove iniziano ad ammettere che forse qualche forma di vita su Venere poteva apparire veritiera. Su qualche esistenza di vita, quindi una formica, cose di questo genere. Ma cosa fanno? Poi esaminano ancora più attentamente i dati che allora provenivano da Venere. Quindi 1960 siamo addirittura, quindi io avevo un anno di vita, immaginate un po' voi. John Strong, della John Hopkins, ha scoperto sopra le coltre nubi di Venere più vapore acqueo che nella stessa stratosfera terrestre. Quindi c'è più vapore acqueo su Venere che non qui da noi, da 15 a 30 micron su Venere contro i 6 della Terra. Allora, negli altri pianeti non ci può essere vita, perché lo dice uno scienziato. Però alla fin fine scoprono che vi è più vapore acqueo su Venere che non sulla Terra. Ma allora è un controsenso. Tant'è vero che allora a quel punto lì gli scienziati di allora ritirano le loro affermazioni e dicono: non sappiamo molto della sua superficie, poiché non possiamo vederla, ma il pianeta è pressappoco grande come la Terra, è più vicino al Sole, il clima può esservi ovunque come in Florida. Hanno già cambiato tesi. Adesso dicono che Venere non è quel pianeta desertico pieno di anidride carbonica, insofferente, ma è un po' meno come la Florida. Se ti va bene, la Florida puoi starci tranquillamente. Allora, io dico solo una cosa: scoprire tutti questi dati che fanno parte della scienza, con dati, con registrazioni, con centinaia e migliaia di dati, abbiamo visto prima 500 km di nastro e di registrazioni. E quindi è una cosa un pochettino strana il fatto che ancora oggi mi si voglia far credere che, diciamo così, altre entità non esistano. Proprio oggi, anzi, proprio 2 giorni fa, il 29, la.
il quartier generale americano di quale ente, poi non lo so neanche più, ha affermato che 149 casi registrati e non da ultimo, ma dalla Marina Americana Militare, dagli Hornet 18, sono assolutamente incomprensibili. Quindi sono stati fatti delle rilevazioni con apparecchiature sofisticatissime su aerei sofisticatissimi e questi oggetti non risultano appartenere a questo pianeta. Sono 149, sono migliaia, ma di 149 non possono dire di no, non possono più trovare le cause. Ecco, quindi di conseguenza questa è una verità che è uscita in questi giorni dall'America. Naturalmente nessun giornale, a parte forse qualche giornale della stampa, forse ne ha riportato un articolo, ma di altro non se ne parla. E sentite cosa dice nel 1970 un dottore, il dottor Vincent Askey, allora presidente dell'Associazione Medica Americana. Siamo negli anni 60. Il dottor Askey riferì ai suoi colleghi che sulla Terra si era ormai alla soglia di un'epoca nella quale si sarebbe stato in grado di controllare, ripeto, controllare l'evoluzione. Egli affermò che nel giro di 50 anni, 60 più 50 fa 2010, siamo al 2020, vuoi vedere che ci stiamo capitando dentro? Affermò che nel giro di 50 anni i popoli della Terra avrebbero potuto evolversi in una razza di superuomini con salute perfetta, elevato grado di intelligenza e una vita media di 125 anni. Vita media, 125 anni. O questi qua hanno già raggiunto le capacità per poter raggiungere 125 anni e non ce lo vogliono far vedere e vogliono sfoltire un po' in questo periodo, o se no c'è qualche cosa che non mi torna. Perché questo qua veniva asserito nel 1960 dal presidente dell'Associazione Medica Americana. Quindi non era l'ultimo di turno, come usiamo dire. Sono queste le scoperte che dobbiamo fare. Perché se io conto 50 anni dal 1960 a oggi, fa 2010. Calcoliamo che abbiano sbagliato 10 anni, siamo nel 2020, stiamo vivendo un periodo un pochettino di transizione strano. Penso che tutti questo l'abbiamo capito. E questi qua ci avvisavano 50 anni fa che sarebbe avvenuto. E quindi è possibile che nessuno riesce a collegare sempre determinate situazioni? Punto di domanda. E di questi libri ne sono pieni di queste informazioni. Io adesso do le più, come si può dire, le più dure, le più comprensibili all'istante di vita che stiamo vivendo, ma ce ne sono tantissime da questo punto di vista. Difatti, quando riferì che mi era stato detto, dice che il nostro sistema solare consta di 12 pianeti, anziché di 9, perché noi sappiamo, no? Che il nostro pianeta, in quei tempi, il nostro sistema solare costava 9 pianeti, non 12. Alcuni erano ancora sconosciuti, giusto perché non si era la capacità di conoscenza. Allora, però, come sempre, gli scetti non si risparmiarono, perché qui il discorso è che ogni volta che uno cerca di portare una novità o una scoperta, mi è sempre una parte contraria che sembra remare in senso proprio a una disconoscenza della verità. E questo sembra far parte proprio di un organismo all'interno di questo pianeta, no? Non capiamo bene il perché, perché in fin dei conti è vantaggio di tutti, no? Da quel punto di vista lì, avere una vita, diciamo così, media di 125 anni. Io penso che sarebbe a vantaggio di tutti, di qualsiasi forma umana, a meno che qualche sistema, qualche personaggio non pensi di essere indispensabile alla
al pianeta stesso, ecco, sapete i miei riferimenti in questo caso a chi li debba che fare. Allora, adesso andiamo a quello che lui dice di aver appreso dagli extraterrestri. Quindi questi extraterrestri sembrano avere delle conoscenze illimitate, infinite. Ma sembra che principalmente per ottenere questo non si debba cadere preda della collera, poiché ci sono leggi universali che proibiscono all'uomo di distruggere l'uomo. Prima regola, non uccidere. È un caso semplicissimo, ma ci viene detto più di una volta da un semplice uomo venuto non uccidere. Queste entità sono inviate nei pianeti meno evoluti affinché possano scontare la pena come era stato loro insegnato. Sembra che quasi noi, essendo arroganti, essendo persone che tendono a uccidere, siamo stati dismessi da altre civiltà, in quanto dobbiamo riformattarci, diciamo così, no? Riformattarci. Questo fatto continua ad aver luogo occasionalmente in ogni parte del cosmo, perfino sui pianeti più evoluti. L'uomo, tali persone sono inviate, l'ho già letto, sono inviate nei pianeti meno affinché possano scontare la pena che, come era stato loro insegnato, attende l'arrogante. È caratteristica comune dell'umanità, infatti, ricordare meglio le lezioni apprese dall'esperienza diretta mediante altri metodi di insegnamento. Ecco, l'esperienza e i metodi di insegnamento. Loro viaggiano tantissimo perché ritengono che apprendere si apprenda molto di più nel luogo d'origine che non attraverso una lettura. E questa è la mia prima visione, anche la mia. Io sono sempre stato più concerne a imparare una lingua andando nel paese in cui si parla quella lingua, che non rimanendo a casa. È un'esperienza che uno porta dentro di sé ed è molto più, vivifica molto di più l'uomo che non il libro stesso, in quanto il libro è comunque sempre solo una sorta di pezzo di carta, non è raffrontabile o paragonabile a un essere vivente. Ecco perché loro vengono a fare anche loro queste esperienze sulla Terra, perché si trovano a contatto con una realtà differente, in quanto anche la loro natura atomica viene irraggiata dai raggi cosmici positivi che sono negativi, e quindi fanno fatica anche loro in qualche istante a rimanere consci e vivificanti, voglio dire, in questo, perché noi abbiamo proprio questa natura cosmica in questo istante su questo pianeta. Il fatto stesso ce lo dice la televisione guardando un film. Stasera guardavo appunto un film, La vita è meravigliosa. Non so se vi ricordate, un film di James Stewart che parla del Natale, di un ragazzino che salva suo fratello dal lago, poi diventa presidente di una società, costruisce case e alla fine dice: non vorrei mai essere nato. E gli fanno vedere cos'è il mondo, cosa sarebbe stato il mondo senza la sua nascita. Quindi tutto un insieme di persone, centinaia e centinaia di persone che a quel punto lì avevano fino al suo momento vissuto una vita meravigliosa, di colpo erano distrutte, ubriaconi, ladri, proprio perché una singola persona in quel caso aveva eseguito il cambiamento di centinaia di persone. Noi non sappiamo mai una nostra buona azione, una nostra buona parola, un nostro buon pensiero che cosa comporti. Noi pensiamo che non comporta nulla perché la reazione che vediamo è sempre quella spropositiva del male. Dico questo perché loro fanno sempre molta attenzione su questi aspetti. Perché noi non, a, 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 a,
noi stessi a volte non conosciamo noi stessi e quindi non conosciamo cosa produciamo. Quindi se noi produciamo entità positive, atomi positivi, ma non conosciamo il loro valore e ciò che esse modificano intorno a noi, noi crediamo sempre di non far niente. Mentre in quel film si nota come veramente una singola persona, attivandosi nel corso della sua vita, aveva mutato centinaia di migliaia di altre persone. E non sembra, ma è una cosa semplice, diventa difficile valutarla, perché noi vediamo sempre di più un effetto malvagio di non un effetto positivo. Difatti, caso strano, ci dicono che ci siamo lasciati tanto assorbire dallo sforzo di vivere dalla passione di ottenere possessi materiali e che la cupidigia ci ha sopraffatti e abbiamo orientato i nostri interessi verso la distruzione di molte specie di piccole creature. E qui parlavamo sempre in funzione degli insetti, degli animali, della possibilità della resa della natura. Noi cosa facciamo? Noi non usiamo fertilizzanti o antinsetticidi per produrre un qualcosa e per sfamare l'umanità e per aiutare l'essere umano, no, ma solo per approfittarci e sopraffare. Ecco che allora, quindi, e lo dicono, siamo nel 1960, quindi siamo in un periodo in cui l'era dei fertilizzanti è all'inizio, possiamo dire, no? La chimica aveva iniziato il suo evento nel 30 più o meno, mi sembra, dal 20 in poi la chimica aveva fatto i suoi effetti sulla natura attraverso i fertilizzanti. Oggi però l'umanità sta pagando in salute il prezzo pesante di questa scelta sconsiderata. E qui, oggi, ancora oggi, questa parola è ancora più pesante, considerando tutto ciò che viene irrorato nella natura. No, questo libro è un po' come un sacro graal, perché praticamente già 70 anni fa, 1960, 2020, 70 anni fa ci diceva questo Adamski che con tanta buona volontà aveva scritto questo libro di fermarci, o perlomeno fra tutta l'umanità ci sarà qualcuno che prenderà provvedimenti? Nessuno. Infatti, invece dei fertilizzanti artificiali divenuti ormai tanto popolari sul nostro pianeta, i contadini di Venere, quindi sembra che a Venere ci siano i contadini, signore, c'è poco da fare. Sembra che Venere in realtà sia più o meno come la Terra. Ci sono i centri industriali, ci sono i campi di grano, né più né meno. Solo che hanno scoperto un modo operante di vivere con la natura e con essi stessi. Quindi ritornano alla terra in una certa percentuale dei prodotti ottenuti per riformare l'humus e concimare il terreno. Per evitare di privare la terra della sua stessa fertilità, essi praticano poi la rotazione delle culture. Siamo nel 1960-65, non c'era ancora quella capacità di capire, di comprendere determinate cose. A livello contadino, non dimentichiamoci che i contadini una volta, poi nasce l'agricoltura, nascono gli studi sull'agricoltura, ma sempre in base a questo libro, a questi signori. E difatti qui dicono: i venusiani da me incontrati, quindi lui afferma, io li ho incontrati, insistettero molto su questo punto. Quindi, limitandosi ad analizzare parecchie condizioni pericolose per la salute dell'uomo che non erano prevalenti sulla Terra quando ancora non avevamo scatenato la nostra guerra chimica contro gli insetti. La guerra chimica contro gli insetti, se vi ricordate, io ero bambino, ma negli anni 70 c'era il DDT, non so chi se lo possa ricordare, era praticamente una pompa, proprio una bomba di bicicletta, avete presente? Si inseriva il DDT e poi. Io mi ricordo perché allora lo spruzzavo, avevo, non dico la fortuna, allora andavo
da mia nonna nel Parmense, e allora c'erano le vecchie fattorie con le stalle, quindi immaginatevi la quantità di mosche che c'erano. Io chiudevo la porta e poi flittavo quantità assurde di DDT e lo respiravo anche perché ero un bambino, quindi. E dopo 10 minuti tutte le mosche erano, boom, cadute per terra. E io respiravo quel veleno, inconsciamente, logicamente, no? Non potevo comprendere queste cose. Immaginate cosa non hanno fatto sul pianeta, con gli aerei, con tutte quelle forme, co cosa non è stato distrutto di questo ecosistema. E lo dicevano 1960-70, quindi difatti perché? Perché non avevamo ancora la capacità di comprendere che tutti questi agenti chimici sarebbero stati assorbiti dalle piante, dai frutti, e da ciò che poi si sarebbero poi riversati dentro il nostro corpo. Ecco perché al giorno d'oggi noi vediamo tante persone, diciamo così, ammalarsi di tante malattie, o abbiamo scatenato tante malattie su questo pianeta, un po' anche per tanta stupidità. Pensate, dicono i venusiani, possiamo paragonare la Terra ad un asilo infantile, dove bambini di diverse personalità lavorano e giocano fianco a fianco. E quindi puoi trovare l'arrogante, l'aggressivo, il timido, l'introverso, il crudele, il mansueto, l'impaziente. Siamo un bel purpurì di personaggi qui sulla Terra. Ma fortunatamente vi sono anche insegnanti con dei principi fondamentali che cercano di insegnare queste cose. E Adamski era uno di questi. Ecco, io stasera, prima di fare questa trasmissione, mi rivedevo in un futuro, no? Come tanti anni fa, negli anni 70, io bambino 68, c'era una trasmissione che insegnava a scrivere e insegnava a leggere. E adesso non mi ricordo il titolo, ma era bellissima. E insegnava a scrivere e a leggere per televisione, proprio perché c'era una forma di analfabetismo che era pazzesca, era incredibile. E io mi misi a guardare quella trasmissione. Mi sono immedesimato un attimo, un pochettino, in questa trasmissione. Beh, magari fra 1.000 anni riprenderanno questa trasmissione e diranno: ma guarda, erano gli unici che avevano il coraggio di provare a pensare fuori dal coro, di dire ciò che altri avevano effettivamente visto e scritto, ma questi hanno avuto il coraggio di leggerlo e di divulgarlo. Quindi un primo maestro di ortografia o di sintassi, come si usava a dire, cosmica. No, mi piace parlare di scienza cosmica e di scienza dello spirito, perché ormai questa cosa deve essere indagata, deve essere più riportata alla scienza che non alla stregoneria, perché ormai le nostre capacità sono tali. Un maestro che conosce il suo mestiere non ridurrà mai al silenzio i suoi scolari, ma cercherà di comprendere la loro struttura mentale e il loro modo di ragionare e di aiutarli a svilupparsi intellettualmente. Ciò che noi non facciamo. Noi sappiamo benissimo che noi in questo istante siamo contro tutti, perché noi stiamo cercando di sviluppare proprio queste teorie da scolari, perché da maestri non ne abbiamo, ma tutto il mondo ci è contrario, in quanto nessuno le vuole sviluppare. E quindi siamo, diciamo così, mamma mia, mi sfugge il termine, quando gli esploratori, siamo gli esploratori di O i questo, pionieri. o i pionieri, siamo i pionieri di questa scienza. Diciamo così, dove non solo non vogliamo ridurre mai al silenzio, ma vogliamo che ognuno di noi ne trovi un pezzo, proprio per poter andare a conoscere meglio qualsiasi cosa. E lui, avendo avuto la possibilità di parlare con questi personaggi,
Dice: non dimenticherò mai il gran numero di persone che vennero a farmi visita esprimendo a gran voce il desiderio di essere liberati da questo inferno sulla terra per vivere in pace e felicità su Venere. Beh, credetemi, io alla sera scopo in giardino e vi posso garantire che gli dico sempre: ma portatemi su, ma qual è il problema? Tanto a me qua non interessa rimanere, non mi interessa, lo dico per televisione. Io me ne vado domani mattina. I soldi, la casa, la lascio tutte a voi terrestri. Prendetevi tutto, non mi interessa. Se a voi vi piace queste cose, tenetele. Però si vede che devo ancora stare qua per il momento. E quindi, ma proprio queste cose che ci differenziano da loro, le antipatie, le preferenze, l'educazione stessa. Educazione che avviene anche adesso io dico per colore di pelle, ma negli anni in cui andavo a scuola io, avveniva per gradi di strutture sociali, nel senso che quando nel 70, 68, 70, 72 io andavo a scuola, eravamo 99 su 100 figli di contadini, tutti figli di contadini, quindi quasi tutti figli di analfabeti. Quindi è chiaro che fra di noi il figlio del dottore, il figlio dell'avvocato, il figlio del notaio risaltava come primo della classe, ma per forza non c'era, era un gioco impari, non c'era possibilità. Noi, tolto quelle 4 ore di scuola dove eravamo in genere 23-26 alunni, di più, uso la parola etnie. Per il semplice fatto che io sono stato in classe negli anni, in quel periodo, con siciliani, piemontesi, veneti, e era bellissimo perché non ci capivamo null'altro. E quindi potevamo portare a paragonare le etnie, perché ognuno di noi aveva un suo dialetto. L'italiano nelle case non lo parlavano, non si parlava. Noi siamo i primi, diciamo così, italiani. Perché tolto le classi sociali medio-alti che potevano parlare italiano, tutti gli altri parlavano i dialetti. Ecco per cui quando dico che questa società non è poi così colta o così avanti come essa fa credere solo perché abbiamo il cellulare o la macchina, non rispecchia la verità di ciò che quest'umanità realmente nella sua conoscenza di coscienza. E quindi, di conseguenza, questi personaggi ci sono venuti a dire che dobbiamo un po' autodisciplinarci, autoregolarci, essere meno egoisti, meno possidenti, sciupare meno cose, essere più consoni di ciò che la vita ci dona, cosa che al giorno d'oggi non facciamo. Io ho iniziato a gustarmi la vita da quando sono in pensione. Prima, sinceramente, schemi di lavoro paranoici, senza senso, ostruivano qualsiasi tipo di volontà, di capacità umana. Lavorare, correre senza un motivo. Quello era quello che fino a poco tempo fa era. E quindi se io mi sono per un attimo discostato dal lavoro, perché essendo andato in pensione, mi immagino che le persone che vi siano attualmente all'interno degli organi lavorativi non solo stiano peggio di quando c'ero io, ma vivino ancora peggio questi stessi momenti. Per cui posso solo, diciamo così, in un certo senso, pregare per voi, augurando che qualcuno cambi questa situazione. Pensate a quali sono i loro principi. Non desiderare mai più di quanto è realmente necessario al proprio benessere. Non desiderare mai più di quanto è realmente necessario. Vigilare e controllare i propri pensieri, il pensiero è energia. Ma naturalmente noi non siamo in grado di stabilire quanto pensiero e quanta energia produciamo. E questo è un grande problema. È un grande problema proprio perché non abbiamo la conoscenza. Apprezzare ogni forma di servizio reso,
provare gratitudine presso. Buonanotte. Quando fai un favore a una persona ti viene poi detto potevi fare di più, potevi fare meglio e via discorrendo. Quindi, dallo studio di se stessi e dei loro pensieri, delle loro impressioni, essi hanno imparato ad accettarli e ad agire su di essi, e nella loro purezza anziché inquinarli con i ragionamenti. Ecco, sembra quasi che la nostra facoltà di pensiero e nei nostri ragionamenti ci sia anche la facoltà del nostro benessere interiore, della nostra vita o della nostra qualità della vita nella durata. In quanto, fateci caso, io ci ho fatto caso, ho avuto la possibilità di verificare determinate cose. In determinati conventi, e io parlo di conventi di suore, poiché ho avuto la possibilità di conoscere solo alcuni personaggi, la qualità media della vita e la durata media della vita di un convento, non voglio dire che superano quasi tutti i 90 anni, ma su 10 persone, 8 li superano tutti. Strano questo. Cioè, mentre fuori l'uomo che si esplica di lavoro, di fatiche, quindi è tutti i giorni amareggiato dalla vita, da ogni sorta di muore a 50 anni, 60, per vari tipi di malattie. Le persone che vivono in pace con se stesse, in preghiera, in continua contemplazione, in un lavoro anche, perché lavorano anche, ma in un lavoro fatto di volontà, senza esercitare la proprietà, sembra che la vita si prolunghi un pochettino di più e anche meglio. Io questo l'ho notato. Ho notato anche in determinati frati. Io prima andavo in Francia e avevo un frate, si chiamava Padre Combat, aveva 80 anni e era. Cioè, sembrava un bambino, via, diciamo così. Poi fisicamente qualche acciacco ce l'aveva, ma non si notava la sua età. E ho notato che questo è un concetto molto, come posso dire, importante, perché loro ne parlano proprio qua. Parlano proprio di agire su queste cose, perché nella propria purezza, anziché inquinarli con i ragionamenti prevenuti e preconcetti ai quali noi siamo tanti inclini. Ecco perché i nostri pensieri e le nostre, come possiamo dire, irradiazioni naturali che noi non conosciamo, sembra che aiutino veramente noi e chi ci sta intorno. Infatti, se voi state vicino a un tipo sorridente, gioioso, felice, vedete che anche nei momenti più brutti della vita, esso saprà consolarvi e voi riuscirete a ristimolarvi, proprio perché fa parte di quell'invisibile, di quel mondo dell'invisibile che noi non crediamo di possedere. E loro vengono a dirci praticamente queste cose che in teoria noi dovremmo già conoscerle, perché sono già descritte da mille religioni, non da una, da mille religioni. Ma sembra che poi alla fin fine ci lasciamo sempre accalappiare da quello che, ma come potremmo dire, la crudeltà di questo pianeta. Scendiamo un attimo nel loro caratteristico stile di vita, no? Perché noi abbiamo detto che i venusiani hanno una vita come la nostra, hanno i loro negozi, le loro culture, sono né più né meno come noi, e pensate, in ogni edificio destinato ad abitazione, è installato un dispositivo, come noi abbiamo il nostro aspirapolvere, anche loro hanno il loro aspirapolvere. La differenza del loro aspiratore, a differenza del nostro, è che riesce a separare tutti i tipi di polvere, perché poiché è un aspiratore magnetico. Quindi hanno capito che anche la polvere, quella che noi inconsciamente diciamo che non vale nulla, è formata da microorganismi, minerali, che possono essere riutilizzati e loro fanno sì che questi non vengano dispersi. Quindi i contenitori sono raccolti periodicamente e portati in un impianto di riciclaggio, dove il loro contenuto è sottoposto a un processo che consente la riutilizzazione dei minerali preziosi.
proprio come stiamo facendo noi oggi con la differenziata. Ci siamo arrivati dunque quasi 50 anni dopo alla differenziata? Pazzo! C'era un libro che ci diceva che potevamo farlo nel 1960, 70, quando allora c'erano ancora le vecchie pattumiere all'interno degli stabili, che succede, c'era di tutto. Quindi non sembra che tutta questa capacità di tecnologia o di comprensione che stiamo sviluppando provenga dalla nostra, dal nostro sacco. Allora, per le donne di casa, cucinare è semplice e facile, la maggior parte del cibo è mangiato allo stato naturale. Qui sembra che i cibi mangiati allo stato naturale contengano più vitamine, più, e beh, questo lo sappiamo anche noi, la bollitura di determinati elementi fa sì che si perdano le sostanze più ricche all'interno di. E allora come ci consigliano di cucinarle? Ci consigliano invece di cucinarle velocemente con l'impiego di opportune radiazioni. Apparecchiature di concezione simile sono state di recente prodotte anche sulla Terra e saranno presto immesse sul mercato. Erano le microonde, né più né meno, quanto le microonde non avendo una bollitura dell'ortaggio, ma cucinava attraverso un'onda, ecco che allora determinate proprietà minerali non si disperdono. I venusiani mantengono puliti i loro vestiti con un processo simile al nostro, metodo ultrasonico. Ripongono i loro capi di vestiario in appositi armadietti, di dove li estraggono più puliti di quanti sarebbero stati dopo l'uso d'acqua miscelata con uno dei qualsiasi nostri detersivi. Fate attenzione perché adesso questo metodo riporta inoltre il tessuto al suo stato originale senza logorarlo e aumentandone la durata e conservando la naturale bellezza. Il processo usato per ogni tipo di tessuto richiede soltanto 2 o 3 minuti. Un caso. Dove possiamo notare un caso dove migliaia di persone, migliaia, 45.000 persone, con vestiti bagnati, sporchi e infangati, siano stati ripuliti, asciugati e stirati nell'arco di 2 o 3 minuti? Chiedo a tutti voi. Ecco perché mi piace a me indagare. Non fu forse a Fatima quell'evento miracoloso dove 45.000 persone assistettero a un evento che venne chiamato il miracolo del sole, dove poco prima la pioggia, il fango, aveva bagnato, sporcato e proprio intriso i loro vestiti di ogni forma, diciamo così, di fanghiglia. E subito dopo, passati questi 2 o 3 minuti, non ci fu un miracolo dove tutti i loro vestiti erano asciutti, quasi rigenerati, come dice, vestiario miscelati, no? Aumentando e conservando la natura e la bellezza. Nessuno ha mai fatto caso a questo. 45.000 persone vissero quel momento. 45.000 persone nel 1900, nell'apparizione di Fatima, adesso mi sfuggeranno, visse questo processo. E nel 1960 questi venusiani ci spiegano che questo è un processo che si può fare. È semplicemente una grande lavatrice. Se fossimo andati nel 1400 a portargli la lavatrice a Cristoforo Colombo, magari Cristoforo Colombo ce l'avrebbe detto che era una lavatrice, ma tutti gli altri no. Quindi di conseguenza si tratta sempre solo di tecnologia e di capacità. Più ci evolviamo, più conosciamo e più queste capacità si estrinsecano. Diventa difficile fare questo discorso per coloro che non riescono a leggere più libri e più cose. Ecco perché a volte bisogna leggere e come possiamo dire, e avvicinarsi a determinati meccanismi spirituali per poi comprenderli in scienza.
Perché se no, noi continuiamo a travasare un fatto mistico con la stregoneria, quando in realtà è solo un fatto scientifico, è solo una capacità tecnologica evoluta, dateci in dimostrazione. Ma dal 1900, dall'apparizione di Fatima, possibile che ad oggi nessuno si sia chiesto come 45.000 persone completamente bagnate con i vestiti siano state perfettamente ripulite e asciugate? Cioè, nessuno si è mai posto questa domanda, nessuno. Eppure i film ci sono. Almeno nel film il dubbio ti deve venire. Ma poi nel corso della tua vita non hai mai letto un libro che dice niente. Lo dice Adamski. Lui lo dice. E allora è qui che sta lo scienziato e il ricercatore. Prendere, connettere e mettere di fianco una scoperta scientifica a un atto di fede. Ed ecco che allora scopriamo che la fede ci serve in ogni caso per raggiungere la qualità della scienza dello spirito. Vedete, non è tanto, tanto difficile a volte fare le ricerche, ma non ci si può fermare a un libro o a una singola ricerca. Dopo magari 10, 20, 30 libri letti, 40, se uno veramente li ha letti con la volontà di conoscenza, ecco che determinati passaggi devono ritornare a rileggere i libri precedentemente letti per ricongiungerli. Quindi loro dicono: l'uomo cosmico, unione della forza e dell'intelligenza creative, dà origine al corpo fisico. Dà origine, ma parlano di uomo cosmico. Quindi la cosmicità di un uomo è data dai suoi atomi e quindi di conseguenza nella scienza. Ecco, diciamo che vedete che non dobbiamo parlare di conoscenze a volte che non esistono o che non vogliamo che esistano e che non abbiamo più la capacità di comprenderle perché non abbiamo avuto un'istruzione. In questo senso, e come abbiamo visto, noi della nostra età siamo quelli che stanno avendo una piccola istruzione rispetto ad Adamski, che ha avuto una grande istruzione, ma tutta la gioventù di oggi dovrebbe essere su questi libri, su queste tecnologie, su queste scienze, a, diciamo così, confrontarsi. Ecco che allora, potremmo avere un riscontro molto più veloce di quello che sono le positività della vita. I pensieri lieti sono potenti. I pensieri lieti sono potenti. E qui rispecchia sempre il discorso della potenza e la capacità del pensiero in energia. La crescita e il progresso sono compiti individuali. Capite? Possiamo istruire un determinato personaggio fino a un certo punto, ma poi, come abbiamo detto, la crescita è individuale. Se una persona rifiuta un determinato argomento, non lo si può obbligare per forza a mangiare la carota se gli piace il ravanello. In qualche maniera avrà un altro tempo e un altro momento, ma almeno gli avremmo suggerito la strada. Poi dice anche questo: quando avremo accettato la natura come nostro maestro, molti misteri ci saranno rivelati in tutta la loro semplicità. La natura. Ricordate che nell'antichità vi dissi che c'era un famoso, adesso mi sembra che si chiamava Taraclito e Emaclito, adesso il nome mi sfugge, in cui diceva: la natura nasconde i suoi segreti. E ricordate che prima ci ha detto che nella natura uno più uno non fa due ma fa tre e di conseguenza i multipli sono di nove. Quindi, e vi ricordate che noi attualmente la natura la stiamo massacrando ad agenti chimici, quindi ci è contraria e non a favore. Quindi c'è tutto un insieme di cose che si allacciano completamente, interamente, è un involucro che si va a formare. E noi dobbiamo essere, diciamo così, coloro che lo formano. E nell'ultimo capitolo poi parla anche della Bibbia, è bellissimo, perché poi spiega attualmente
tutti i capitoli della Bibbia riportati e spiegati. Io ne ho preso uno semplicissimo perché è quello che poi penso che tutti, spero, abbiano capito fino al giorno d'oggi, visto che anch'io vado in chiesa. Difatti, in Giovanni 8:23 troviamo questo. E diceva loro, voi siete di qua giù, io non so, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Beh, è inutile che vado a cercare altri passi, che vado a cercare la lettera agli ebrei, Ezechiele, i dischi. Cioè, basterebbe questo per dire che quest'uomo aveva ragione. Ma per dire che anche altri personaggi avrebbero potuto aiutare l'umanità intera alla ricerca di questa benevolenza o di questi patti. Ci sono fatti eclatanti, ad esempio, che in Isaia la facevano quando c'erano l'emigrazione degli ebrei, dove dice: chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come piccioni verso la loro piccionaia? Cioè, gli ebrei vedevano queste cose che volavano, giravano e poi rientravano dentro questa grande cosa. Allora, ma che riferimenti potevano fare se non la piccionaia dove i piccioni? Siamo ai tempi degli ebrei. Cioè, non è che hanno tanto. Fanno dei riferimenti bellissimi, accostano delle cose fantastiche. Ezechiele poi le narra tutte. E allora, in base a tutti questi generi di discorsi, non credo che io sia l'unica persona al mondo ad aver trovato determinate cose e determinati scritti. E in base a tutte queste cose che mi sono posto all'osservazione dei cieli, proprio come ad Aschi, mi sono posto a osservare le stelle, mi sono posto a osservare determinate cose. E forse è proprio per questo che a un certo punto ho visto determinate cose che si sono realizzate anche nella mia vita. Per cui non solo attraverso di loro che aiutano le persone che si aprono mentalmente, ma poi le riscopro anche nella mia vita di tutti i giorni. Difatti, noi tutti possediamo le doti potenziali per risalire là di dove siamo caduti. Concentriamo dunque tutti i nostri sforzi per il compimento di questo destino. Cioè, io penso che come ogni singola persona voglia conoscere qualcosa di più grande della vita che una macchina, una moto, una casa, qualcosa veramente di grande, loro hanno la possibilità di farcelo conoscere. Secondo me questi sono periodi in cui grandi rivelazioni sono alle porte, perché se il governo americano ha rilasciato per la prima volta in quasi 70 anni che 140 eventi sono inclassificabili, sono stati fatti, girati, tutti da me mezzi sofisticatissimi, quindi non sono più io con la macchina fotografica, non è più l'Adamski, non è più colui che vuole imbrogliare, ma sono i governi che adesso iniziano a rilasciare queste informazioni, direi che è giunto il momento che le persone inizino ad aprire veramente le loro menti a qualcosa di più grande, di più grande, sempre che siano disposti ad accettarlo, perché purtroppo ci sarà un momento in cui io ritengo che una percentuale di questa positività e di questa negatività si frapporrà. Noi abbiamo sempre detto che l'uomo è una forma atomica e attualmente la Terra ha un riscontro negativo che è positivo e il Sole un discorso positivo. Difatti noi viviamo in contrapposizione positivo e negativo. In funzione della quantità di nuclei, quindi elettroni e protoni all'interno del nostro corpo, positivi e negativi, siamo più o meno buoni, più o meno bravi, più o meno coscienti della nostra vita. Però attenzione, vi sarà un istante in cui questa che noi chiamiamo luce, quindi questa positività, ci verrà irradiata. Ecco perché a un certo punto magari certe persone non riusciranno a rimanere
diciamo così, a vedere questa verità dentro loro stessi. Perché per giungere a questo stato di coscienza, per giungere a questo, bisogna aver fatto un percorso. È come se io vi mostrassi di punto in bianco il vostro corpo, così come voi lo vedete, perfettamente ogni organo. Vi spaventereste perché noi non l'abbiamo mai visto internamente, l'abbiamo sempre visto ricoperto dalla nostra pelle. Ecco, quindi pensate al fatto di poter vedere un qualcosa ancora di più grande, una verità positiva che magari non avete mai scoperto e una verità negativa che avete sempre ottemperato nella vostra vita. Per quello, gli ultimi tempi. Si usa dire sì, la luce arriverà, la luce salverà, però la luce non potrà essere accettata da tutti, non potrà essere accettata da tutte quelle persone che fino ad oggi hanno dato la negazione di tutto. Non parlo solo della fede o dei dischi volanti, ma hanno dato la sfiducia, l'apertura della loro mente di una qualsiasi cosa. Qui si parla di una qualsiasi cosa. Ha un'apertura all'amore di una qualsiasi cosa. Luca, mi fermerei qua perché tanto più vado avanti e più le formule pensiero si aumentano. Tant'è vero che dice l'atmosfera che circonda ogni pianeta è stracolma di forme pensiero, tante passate che presenti di ogni caratteristica conosciuta. Come diceva Roll, è tutto riconducibile. L'importante è prendere la frequenza giusta. Noi lo facciamo per la radio. Nell'istante che spegniamo la radio, le onde non smettono di esistere. Lo stesso vale per l'essere umano. E quindi si tratta semplicemente di una grande trasformazione che deve essere fatta, come diceva prima, individualmente. L'importante è. Dico io, è sempre avere un pensiero positivo nei confronti di tutti. Poi, positività da positività, insomma, speriamo di proseguire in una maniera più veritiera, ma soprattutto più positiva la nostra vita, indipendentemente dai tempi che essa sia percorsa. Bene, ultimo, dopo questa intensa serata di letture, nozioni, di collegamenti tra anni, tra eventi, ecco, ci portiamo a conclusione di questa sera. Ecco, io vorrei che, se hai voglia, di mostrare anche magari ancora una volta, l'hai già fatto dell'altra volta, ma magari di mostrare nuovamente. Questo è lui. I dischi volanti torneranno. Praticamente, questo qua è l'ultimo dei tre libri, no? Che ha scritto e che quindi di conseguenza c'è però una pagina che non avevo letto, non volevo leggere, ma adesso la leggo giusto 5 minuti perché. È importante. Vai. Al fondo di questo libro c'è un bellissimo, io lo chiamo prologo. Diciamo così, il cosmo era in pace in tutta la sua interezza, quando ecco d'improvviso una sensazione appena percettibile di disastro incombe, parve percorrere l'immensità come un'ombra fugace. Un ghigno sardonico scivolò per lo spazio, sull'onde dell'etere, infondendo un terrore soprannaturale. E qua mi fermo. Sembra che tutto nasca da un qualcosa che in teoria siamo noi, no? Esseri, persone evolute che a un certo punto, in qualche maniera, non hanno più accettato. Come viene detto, l'amore del padre, no? Si sono in qualche modo ribellate a questo amore del padre. Quindi, non potendo più vivere nel cosmo, siano cadute e siano intrappolate qui sulla terra, giusto per, come dicevamo prima, quel percorso di ricrescita, Rieducazione. rieducazione.
Bravissimo, beh, bravissimo, di rieducazione. Il fatto che non tutti sono caduti, questo è il problema. Qui ci sono anche quelli che non sono caduti e quelli che volevano vivere tranquillamente e degnamente. Ecco perché ci sono i figli di Dio e i figli dell'uomo, no? Ed ecco perché nascono le vie della superbia e le vie dell'ambizione. Ed ecco perché si dice che prima era Eden e poi Eden non c'era più. Praticamente dice che il pianeta Terra era Eden. Era Eden perché era un pianeta bellissimo, era un pianeta dove non c'era la superbia, l'ambizione, era un pianeta tipo Venere, era un pianeta tipo Marte, dove c'erano i venusiani, dove c'erano, cioè, tutte persone. Però sta di fatto che a un certo punto, per una certa legge universale, vengono deposti questi esseri qua, su questo pianeta. Infatti dice: ora regnerò io qua giù e insegnerò a questi tuoi figli le strade del potere, dell'ambizione e della superbia. E a un certo punto il passo della Bibbia cosa dice? A me non può far niente perché io so chi deve venire, ma voi che non conoscete chi viene dopo di me, vi ingannerà. Il grande ingannatore, quindi colui che attraverso le strade del potere, dell'ambizione e della superbia devia i figli di Dio e quindi li induce. E quindi senti cosa dice: poveri schiavi mortali, incatenati in ceppi prigionieri di una forza che né conoscono né comprendono. Ecco, noi siamo questi. Noi non conosciamo i ceppi che ci tengono prigionieri e in questa forza che non conosciamo né comprendiamo. Ci ricordiamo la forza in cui parliamo in queste cose, i miracoli, parliamo di ruoli, materializzazioni. Queste forze che non comprendono e non conoscono perché non le conosciamo. E quando qualcuno ce le mostra, subito parliamo di cose fantasiose, di stregonerie, ma in realtà non sono forze che ognuno di noi ha. E dice proprio: il desiderio di potere, di gratificazione personale, di fame è divenuto tanto grande nell'uomo che l'umanità ha perso praticamente ogni consapevolezza delle caratteristiche cosmiche che sono sue per intrinseco diritto di nascita. Quindi, ognuno di noi per diritto di nascita è inconsapevole delle sue caratteristiche cosmiche, perché fino ad oggi nessuno si è mai permesso di dire a un essere umano: guarda che tu sei figlio del cosmo, tu sei figlio dell'universo, tu hai delle capacità che vanno oltre quelle che dicono i tuoi professori, dottori, laureati, scienziati. Tu fai parte di un universo che è enorme, talmente più grande di ciò che stai pensando e immaginando, che non, ecco, ci è stato nascosto tutto questo fino ad oggi. E di conseguenza ci dice altre due cose. Ma voi siete sicuri di sapere cos'è giusto? Forte questa. Sappiamo al giorno d'oggi cos'è giusto? Sappiamo chi è che sta facendo la cosa giusta al giorno d'oggi? Chi può dirlo? Addirittura qui dice una cosa un pochettino che al giorno d'oggi non è stata insegnata la verità, ma l'ipocrisia, la falsità e l'egoismo. Beh, mi sembra che se questo era il detto del 1960, adesso nel 2020 queste teorie diciamo che sono pienamente realizzate e pienamente in opera. Quindi ci dice ancora: la scienza non può vaccinare l'umanità intera contro il germe dell'egoismo, come fosse il vaiolo. Potrete imparare i segreti della vita e della morte, potrete ridare la vita una forma, ma riuscirete a eliminare la stessa da essa, il terrore, l'egoismo, le gelosie, le invidie, l'avidità e l'odio? Ecco, tutta quella forza che ci genera, quella negatività che
riduce il nostro potere cosmico di salire. E loro ce lo dicono spassionatamente. Il pensiero del possesso e del mio e del tuo induce l'essere, diciamo così, a retrocedere da se stesso. Capisci? Quindi, ecco, quando proviamo la persona role, una persona generosa, una persona buona, una persona che non teneva mai nulla per sé, donava sempre tutto, donava ciò che aveva nel portafoglio, se leggi le sue scritture, donava ciò che aveva di conoscenza a chiunque ne avesse bisogno. Cioè questo donare, perché si usa dire donare? Perché finché rientriamo nel mio e nel tuo, in questo potere che ci trattiene in terra, ecco che determinate prese di coscienza del nostro io interiore, non le facciamo. Ecco perché quando siamo vicino a una persona buona, non abbiamo bisogno di parlargli, ma sentiamo che stiamo bene, perché in quell'istante i suoi atomi invisibili sono talmente potenti nelle sue forme pensiero che ci irradiano e ci illuminano. Ecco perché quando si va in determinati posti, ci si sente più vicini al cielo, come si usa dire, e in altri invece un po' più all'inferno. Ecco, questo era un piccolo passo, anche perché poi è tutto intrinseco. Gli elementi obbedivano al vostro cenno perché li governavate senza fini personali. Quando una cosa non viene fatta a fine personale, ma viene fatta per il benessere di tutti, caso strano sembra avere un'efficacia immediata e subito. Quando a fini egoistici, personali, mio tuo, non si avvererà mai. Se avessimo tutti questa forma pensiero, pensate un attimo, io una volta dissi, avessimo la possibilità di radunarci, noi, in uno stadio, ma qualsiasi, in uno stadio, 40-45 mila persone, ma di buona volontà, non mi interessa chi, tutte di buona volontà e insieme la nostra forma pensiero, quindi senza parlare, poterla esprimere nell'amore, io sono convinto, e lo dissi anche a determinati prelati, che in quell'istante sono convinto, perché una forza pensiero di 45 mila esseri umani ritengo che sia pazzesca. I cieli si aprirebbero, ne sono più che convinto, perché l'unione fa la forza. E a quel punto lì non è più la mia singola forza, però dovremmo essere 45 mila uomini di buona volontà. Ecco, questo è un esperimento che mi piacerebbe fare. Cerco gli altri 44.999 persone da riempire lo stadio. Luca. Ebbene, speruma allora di trovarle in fretta queste Trovarle in 45.000 fretta, così almeno una persone. volta vedranno tutte 45.000 il cielo aprirsi, almeno 45.000 non potranno dire che non esistono. Ebbene, ok, io non aggiungerei altro ultimo. Neanch'io. Ecco, bene, chiuderei così questa nostra. Questo tuo parlare, questo tuo disquisire su questo libro di Adamski e diamo appuntamento alla prossima settimana. Non so se avrai ancora da dire qualcosa su Adamski, ma sicuramente qualcosa di interessante ci sarà. Ma la prossima settimana volevo fare poi un purpurì, non solo di Adamski, ma di Adamski, di Roll, di altri scienziati, Tirare un pochino il punto della situazione, fare un un po' po' un vedere, riassunto. sì, perché poi vediamo come. Adesso noi parliamo di possibilità, ma abbiamo già visto prima come determinati prelati, tipo Suor Davida, Suor Maria Teresa Davida, annullava la forza di gravità. Quindi voglio dire, si passa da un libro scientifico alla Bibbia, si passa da un libro di un personaggio co come Roll a uno strumento scientifico come Emaru Moto.
dove prova che l'acqua contiene dei cristalli che, se dici cose positive, assumono una forma benevola o mutevole, mentre una forma aggressiva si in una brutta forma. Quindi c'è tutta una scienza dello spirito da divulgare che attualmente non viene divulgata. Bene, va bene, allora ci attendiamo, ci rimandiamo la settimana prossima per conoscere tutte queste purpurì di informazioni, questo riassunto che ci farai. Va Nel bene. salutarti saluto anche i nostri telespettatori e diamo appuntamento a loro a domani sera, dove ci sarà, tornerà Claudia Maddalena Audisio. E quindi vi auguro una buonanotte e a risentirci presto. Buonanotte a tutti e a risentirci. Buonanotte a tutti e mi raccomando, pensieri positivi. Thank you.